Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, però prima di cominciare, sigla! Questo qui è un video molto molto particolare perché è un video in collaborazione con altri 10 canali YouTube. Troverete tutte quante le info ai loro canali e quindi il video che tratteranno sul loro canale di San Valentino le troverete giù nell'info box con il link ai loro video o ai loro canali. Quindi per creare la vostra perfetta giornata di San Valentino avete bisogno di questi 11 video. Io sono davvero contentissima di aver fatto questa collaborazione perché i ragazzi che collaborano con me sono veramente dei ragazzi con dei canali validi, quindi mando un grosso bacio a tutti loro e adesso torniamo al video. Allora, ho pensato a delle situazioni tipiche per San Valentino e quindi degli outfit. Partirei per prima cosa da una cena a casa. Nel caso in cui vogliate deliziare il vostro uomo con una serenata a casa, io vi consiglio di mettere da parte le ciabatte, di mettere da parte il pigiama, di mettere da parte la tuta e i peluche. Quindi, per prima cosa, indossate un vestitino semplice nero, semmai senza calze perché siete in casa, quindi siete libere, un trucco sobrio, leggero, e poi infine un paio di tacchi. Perché sì, ho capito che siete in casa, però secondo me il vostro uomo sarà molto deliziato da un piccolo tacco. Puntate sulla semplicità, mi raccomando, niente grigorico sul vestito. Luccichi, luccichi invece per quanto riguarda una cena fuori in un posto lussuoso. Ebbene, se il vostro fidanzato ha prenotato una cena al ristorante in un posto lussuoso, vi consiglio il luccichi. Vanno tantissimo di moda in questo 2019 e faranno brillare il vostro cuore e il suo. Se invece decidete di fare una gita fuori porta, perché no, un bel weekend, vi consiglio pochi outfit. Starete fuori poco, quindi non portatevi tutto quanto l'armadio. Lui si scoccerà anche di aspettare che vi cambiate, perché appunto dovete fare una gita romantica, non una sfilata di moda. Ma mi raccomando, puntate su look casual, perché secondo me un weekend fuori vuol dire tante coccole e relax. Quindi niente niente, luccichi questa volta. Il vostro primo appuntamento con un ragazzo che avete conosciuto qualche mese fa, vi siete messi insieme e siete davvero davvero indecise su cosa indossare perché lui non vi ha detto neanche dove andrete. Ok, puntate tutto su un pantalone nero. Esatto, un bel pantalone skinny nero a vita alta, oppure se il vostro fisico non lo permette, un semplice pantalone classico nero, non di jeans, con una bella camiciola bianca. E sopra vi consiglio una giacchettina sempre sul nero che fa molto chic con un décolleté, oppure se siete un po' più giovani, quindi 15enni, 14enni, vi consiglio un giubbino di jeans con sotto delle sneakers. Sì ragazze, perché il vostro uomo deve amarvi sia in tacchi che in sneakers. Detto questo vi mando un mega grosso bacio, saluto tutti quanti gli altri canali e noi ci vediamo al prossimo video. Ah, dimenticavo, venite su Instagram per vedere tutti i miei look. Siate gentili, sognate in grande. Muah.